Amici di Vivi Mazzara, buonasera. Iniziamo una nuova settimana di interviste. Questa sera, in questo lunedì infreddolito direi, altro che primo giorno di primavera, abbiamo il piacere di avere in studio l'avvocato Gaspare Morello. Ciao caro Piero, Ti ringraziamo. grazie Io in quella sedia ti ho visto 2 anni fa circa, no? Nel periodo delle elezioni amministrative, un po' a te. Sì, meno, sì, sì. Sì, però un paio di anni fa, però da allora è cambiato qualcosa. Il vaso non c'era, vedi? L'estate, che poi anche il nostro emblema non c'era, ma c'è l'uovo di Pasqua. C'è l'uovo, non lo toccare perché potrebbe uscire anticipatamente la sorpresa. Ci riserviamo di scoprire cosa c'è dentro questo uovo bene, durante l'arco della trasmissione. proprio una iniziativa tematica, che siamo quasi alle soglie della Pasqua, quindi Soprattutto tutto improvvisato. l'uovo non può mancare, l'uovo non può mancare. Assolutamente, Gaspare. Allora, sono contento di averti qua perché tu sei un ottimo rappresentante per la nostra società civile. Chi meglio di te conosce la città di Mazzara? Sì, in tanti, ma tu la vivi perché ogni giorno stai a contatto con i cittadini. Sei in giro e esci quando sei libero dalla tua professione, no? Che ti impegna tantissimo. È vero, io proprio cogli nel segno perché amo stare in mezzo alla gente e mi piace relazionarmi con gli altri e ascoltarli nei loro bisogni, nelle loro tensioni. Il fatto che io mi sia sempre occupato di politica ha la sua origine proprio nella persona umana, perché credo che la politica sia fondata sulla cultura della persona. Oggi siamo in una dimensione proprio assurda perché l'uomo, la persona, coloro che hanno bisogno sono stati dimenticati da questa politica che ovviamente è fallita nella sua essenza. Si sono proliferati fenomeni come l'antipolitica. L'antipolitica non avrebbe avuto ragion d'essere se la politica non avesse toppato. Toppato grandemente perché non è stata in grado di creare classe dirigente. Io mi sono sempre alimentato, in virtù dell'amore profondo che ho per la politica, di analizzare la storia, di andare a recuperare giganti come Don Sturzo, Alcide De Gasperi, Fanfani, Andreotti, Craxi, personaggi che si sono caratterizzati per quella dimensione statistica, di quella dimensione di essere autorevoli, non autoritari. Questa è una società che spesso si grida, non si lascia spazio ai contenuti. Io credo che bisogna abbassare i toni ed elevare il valore, il contenuto di relazionarsi nei dibattiti per dare dignità alle persone. Le persone si sono stancate, Piero. Ogni giorno mi confronto con tante persone che mi chiedono lavoro, io faccio l'avvocato, spero di farlo con impegno, con doverosa serietà e cerco di dare qualche spunto di speranza. Questo è un mondo drammatico, stiamo vivendo periodi veramente impensabili. Questa pandemia ci ha colti all'improvviso, anche se nella storia dimensioni pandemiche ci sono state, però questa sta determinando veramente uno sconvolgimento di quelle che sono le relazioni tra persone. Non ci possiamo più scambiare un abbraccio, non ci possiamo dare un bacio. Situazioni così semplici che sono diventate una rarità. Io auspico e spero che se questo mondo sia di nuovo rimesso il timone della storia nelle mani di Dio, credo che forse qualche cosa cambierà. Fermati, dammi la mano. Qui c'è la fede di cui tu parli, qui c'è la speranza che ci può unire tutti e la speranza è l'ultima a morire, come si suol dire. Per cui abbiamo fede e crediamo
in tutto quello che vogliamo esternare. Aprilo e dimmi quello che ne pensi. Ma guarda, diciamo posso che cos'è... dire, lo dico sì. anche, lo giro per farlo sì. vedere sì. ai telespettatori, sono due figure carismatiche, ieratiche, che rappresentano l'incarnazione del Signore nostro Dio in terra, perché sono Paolo, Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, che ha preso l'eredità di Papa Giovanni Paolo II. Due figure gigantesche. Giovanni Paolo II, un santo, una dimensione che ha dato dignità, ha trasformato la storia. Con Giovanni Paolo II è caduto il muro di Berlino, si è trasformata la storia, è stato un politico, oserei dire, di grande impeto, ha dato un monito nella Valle dei Templi, lo ricordo, audace, perentorio, quando ha stigmatizzato la mafia, ha fatto quel grido di pentimento che ancora ridonda nelle mie orecchie, senz'altro un pontefice illuminato. E il nostro Pio XVI, una figura teologica importante, immensamente preparato, audace, che sconvolge anche il suo pontificato, è uno dei pochissimi papi che rinuncia al potere, entro virgolette, perché esatto. Davanti al Signore non ci sono poteri, ma il ruolo di Vescovo di Roma, come tu sai, è tra le figure più potenti della storia. Papa Benedetto rinuncia a questa funzione, determinando una inadeguatezza, anche se vogliamo sul piano fisico, che lui non riesce più a portare avanti, e diventa il Papa Emerito, con una logica profetica straordinaria, perché ogni volta che lui parla io lo ascolto profondamente. E poi ha lasciato le redini ad una figura, a mio sommesso parere, straordinaria, che è Papa Francesco, che già a cominciare dal suo nome adottato, e credo che abbia incarnato il segno dei tempi, considera un mondo che va alla deriva, dove non c'è più una dimensione, anche se vogliamo paternalistica, sapienzale, di leggere gli eventi del mondo. Lui porta il messaggio di Francesco, la figura di santo più straordinaria. Io sono innamorato pazzo di Francesco, perché è di un'attualità sconvolgente. Credo che i giovani possano trovare in questo santo elementi straordinari per riflettere, per guardare nella prospettiva il mondo e migliorarlo con la propria testimonianza di vita. Io, quando sento San Francesco d'Assisi, proprio vado in disibilio. Un santo che è riuscito a dare un segno che ancora oggi è talmente vivo, profondo, che al solo pensarlo mi accapona la pelle. Dammi l'oggetto, ovviamente per me questo era un messaggio di speranza, che tu hai commentato per come l'hai voluto, però che rispecchia nella tua persona. Questo è un po' un bigliettino di visita, ma di quello che... Gaspare Morello, spesso nei tuoi profili dentro, social... dentro, caro Piero, c'è un rosario. C'è un rosario, meraviglioso. Mi piacerebbe condividere con le persone un aneddoto di Padre Pio, no? Padre Pio, una figura, possiamo dire, contemporanea, un santo, considera che muore il 28 di settembre del 1968. Ecco. Si è rotto, ma non ha importanza. No, è così. Ma, è così proprio. Guarda, poi si unisce.
questo dico, rosario la bella, la bella, il bella per il nostro messaggio di speranza. Ma guarda, io credo che se ognuno di noi nel nostro piccolo ci facciamo costruttori di speranza, noi questo mondo lo miglioriamo. Lo miglioriamo perché se guardiamo al bisogno di chi ci sta accanto e idealmente guardiamo al mondo come una grande catena, io credo che se ognuno di noi faccia questo piccolo passo verso l'altro e non guardi sempre nella sua direzione, perché se guardiamo ognuno di noi nella nostra direzione rischieremo di non incontrarci mai, caro Piero. Quindi bisogna guardare nella medesima direzione e molto spesso nella direzione del prossimo per cercare di inquadrare, cogliere, trasfigurata quell'immagine del Cristo che c'è in ogni bisognoso e dare una risposta concreta tendendo quella mano. Se lo farà ognuno, nessuno nel mondo rimarrà senza tutela, perché in questa catena universale ci incontreremo gli uni gli altri. E volevo cogliere l'opportunità per parlare di Padre Pio, che rivolgendosi a un suo confratello gli disse: senti fratello, vai là dentro, lui era nel convento, ci vai a prendere l'arma. Il fratello, un po' disorientato, sì, va nell'altra camera, va sul tavolo, ci dice: Padre Pio, ma non c'è una pistola, un'arma, non ho visto nulla eccetto il rosario. E Padre Pio gli disse: e che sono niente te pare? Perché è un'arma potente. È un'arma potente contro il male e principalmente è un'arma potente di bene perenne che può essere esercitato attraverso questa preghiera del cuore, che mi auguro ognuno nel suo segreto la utilizzi come strumento e leva di trasformazione del mondo. Io credo che il mondo si può trasformare semplicemente con la preghiera, pregando. In politica esiste la preghiera, soprattutto nella politica nostrana? Allora, io ti faccio mettere le mani sul libro. Dimmi che se mi darei una risposta o meno. Metti la mano qua. La mano qua, sì. Ma mi darei una risposta? Bianco, non so cosa lo rappresento. È chiaro no, che è bianco, facciamolo vedere, sì, in questo bianco, momento. Non so nemmeno perché cosa è retro copertina esterna. E adesso ti farò vedere questa copertina. E allora tu mi dirai se nella tua vita ha segnato qualcosa o meno, se politicamente è stato quantomeno importante il colore della copertina di questo libro o il titolo o di chi lo raffigura, no? Sì. Cioè, cosa ha segnato per te? No, cioè, vedi un attimo il passaggio, sì, dall'aspetto religioso alla politica, una cosa incredibile che stiamo facendo, ma tu riesci a farlo, perché io giro la copertina e faccio vedere un libro di Silvio Berlusconi. Beh, l'accostamento... Ancora in campo per l'Italia, solo chi ha una storia possiede il futuro. E qui voglio che mi rispondi, se lo gradisci, cosa ha segnato sì, per te? Sì, 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 guarda, io nella mia testimonianza politica, con orgoglio posso dire che sono stato e ho fatto parte di Forza Italia con grande slancio, con grande, e l'ho fatto in un momento storico particolare. Considera che io nel 2000, nel 1999 divento assessore al comune di Mazara del Vallo proprio con Silvio Berlusconi, una figura che ha promosso una rivoluzione liberale che ahimè però non ha posto in essere, e questo un po' mi è dispiaciuto perché Silvio Berlusconi ha delle caratteristiche politiche immense. Io credo che ancora oggi sia una delle figure politiche più illuminate che esiste nella storia, per adesso repubblicana, e alla sua veneranda età ancora oggi è una figura estremamente carismatica, è stato quello che ha portato il concetto di libertà alle sue più grandi esperienze, è stato una figura straordinaria. Ha fatto delle mancanze, perché ognuno di noi che agisce commette errori, lui ne ha commessi
anche tanti, ma ha fatto tante cose eccellenti. La parafrasi o il collegamento religioso con lui è un po' stridente, perché è stato veicolo di scandalo per alcune cose legate anche a quella spina nel fianco che è la tendenza alla carne, alla lussuria, che è un po' è il classico pomo della discordia, perché l'italiano medio è attratto, affascinato anche da queste singolari performance. Però non credo che ci sia grande affinità, anche se Silvio Berlusconi credo che sia un credente, credo che abbia dimostrato di essere anche un cattolico impegnato nella politica. Io quando nel 1998 presi la tessera proprio del partito di Forza Italia, ero rappresentante del mondo cattolico, facevo parte del direttivo provinciale. Allora con il senatore Tonino D'Alì, un carissimo amico che stimo tantissimo e che è stato quello che un po' mi ha anche sponsorizzato e mi ha incanalato nella politica. Per questo io lo ringrazio anche pubblicamente. Però quindi, aspetta, io voglio arrivare sia al paragone nazionale, tu mi parli di Berlusconi e poi ti dico, in Forza Italia ci sono politici che lo ben rappresentano, ci sono politici che non lo rappresentano come si dovrebbe? Ma guarda, io credo che al di là di Silvio Berlusconi in Forza Italia ci sia ben poco da valorizzare, però per esempio ricordo il senatore Quagliarello, che era un ottimo rappresentante e che credo con grande dignità abbia rappresentato le ragioni anche del centrodestra in linea generale. E poi ovviamente ci sono delle rappresentanze significative all'interno di Forza Italia, però non credo che all'interno ci sia un soggetto che possa cogliere l'eredità di Silvio Berlusconi, ma non perché ha dimostrato Silvio Berlusconi di avere caratteristiche carismatiche importanti che io non riconosco in nessuno all'interno del movimento di Forza Italia. Questo lo dico in maniera molto schietta, molto franca. Gaspare, molto incisivo nelle tue risposte. Ovviamente a noi interessa la politica nostrana. Certo. Concretizziamo, certo. Andiamo verso il sud, scendiamo in provincia di Trapani, in Sicilia, e diciamo che tu hai fatto parte, come hai detto, di Forza Italia. Sì. Ovviamente ti sei dimesso lo scorso anno, due anni fa. Proprio ti sei dimesso. Mi sono dimesso alle soglie delle amministrative, in buona sostanza. Però non ti sei dimesso in maniera, diciamo, come osi fare tu, col sorriso sulle labbra. No, mi sono dimesso, ecco, in maniera eclatante. In maniera eclatante, e sei rimasto, ti sei arrabbiato, ecco. Hai presentato quelle dimissioni si è rotto qualcosa tra te e Forza Italia. Forse c'è stato qualche ruolo che a te non è arrivato, qualcosa che ti aspettavi, vedevo che tu eri un elemento rappresentativo di Forza Italia a Mazara, perché hai fatto parte del gruppo di Toni Scilla, con tanti altri mazzaresi. Sì, io con cioè, Toni Scilla... Eri proprio una spalla dell'onorevole Scilla. Visto che mi prendi per la giacca... No, manteniamo le distanze. Visto che mi prendi per la giacca, io proprio sono andato in grande contrasto con Toni Scilla, col quale ho detto anche per le vie brevi in WhatsApp un piccolo messaggio dove toglievo il disturbo e non ho più avuto né rapporti né con lui e né con Forza Italia. Poi dopo circa un anno e mezzo ci siamo visti per strada, lui mi ha salutato, io l'ho salutato, quindi diciamo il rapporto è nella sua fisiologia, non c'è più... Quello è un rapporto umano che non dobbiamo confondere con un rapporto politico. Perché nella politica regna l'ipocrisia. No, io purtroppo questo vestito dell'ipocrisia, che è in tutti gli armadi e anche nel mio, non lo metto quasi mai. Dico, e se qualche volta, senza una mia volontà, dovessi indossarlo,
Spero che Dio mi illumini per non farlo, perché proprio sono l'antitesi dell'ipocrisia. Molto spesso sono scomodo perché dico le cose come stanno. Gaspare, dimmi. Perché ti sei dimesso? Io mi sono dimesso, guarda, stavo andando sull'originale, nel senso che una cosa che non ho mai detto a nessuno. Forse l'atmosfera. No, non lo so. Non lo so. No, io mi sono dimesso, sai perché? La mia vicissitudine comincia con una intervista che faccio a TV3, subito dopo quella intervista, siccome cominciavano le riunioni, tu considera che io facevo parte del direttivo di Forza Italia, e cominciarono le riunioni di Forza Italia per vedere di trovare una figura che potesse incarnare una progettualità politica e quindi proporre alla città una sindacatura credibile. E considera che, essendo io un dirigente, credevo che forse sarebbe stato il caso che mi invitavano a queste riunioni. Ma vedevo che una, due, tre, quattro, non venivo mai invitato. A queste... Però nonostante tutto si prendevano delle decisioni. Si prendevano delle decisioni, ma senza il mio congiunto, ovviamente non era necessario. E quindi, siccome mi sono sentito... non trattato, non messo in condizione di partecipare, e siccome per me la politica è partecipazione, allora a quel punto ho detto: non credo che abbia più nessun tipo di affinità con questa dinamica politica e con questa direzione che andava altrove. Quindi ho dismesso, mi sono dimesso da ogni nomina che avevo e sono... Non faccio parte di nessun partito già ormai da più di 2 anni e guardo con grande attenzione l'evolversi della situazione, avendo sempre nel cuore questo amore immenso per la politica. Sai che c'è Radio Politica che ha conservato un'intercettazione a merito, ma io, a proposito, rimanendo in tema di Forza Italia, avrei sentito l'intervista fatta qua con Alessandro Curicchia, che si è dimesso da coordinatore. Certamente. Pubblicamente in trasmissione, e per lo stesso motivo di cui hai parlato tu adesso, cioè il non essere stato coinvolto nelle decisioni importanti, nei momenti importanti. Con un aggravante, perché quello mi pare che era coordinatore comunale, se non sì, coordinatore comunale Curicchia. E quando un ruolo diventa di carta, che non viene esercitato, se uno ha un minus di dignità, non credo che può rimanere ad essere mortificato all'interno di una democrazia che non esiste. Le caserme prussiane sono state oppresse. La libertà, che è il diritto per antonomasia, non può essere mortificato da nessuno. E sono molto contento che Alessandro Curicchia abbia testimoniato in maniera molto... Ricordo pure che tu... Non volevo che firmasse. No, no, lui voleva firmare le dimissioni, facevi, e allora gli dicevo no, riflettere. Lo facevi riflettere. Ma lui era convinto, perché lui mi ha detto: ma che siamo a Ballarò? Cioè, io devo firmare le dimissioni. Allora gli ho detto: a questo punto li firmi anche da Forza Italia o no? Lui mi ha detto: se vuoi che metto Forza Italia, io lo metto. Gli ho detto no. Però è chiaro che i dirigenti lo devono sapere. Poi, insomma, ha accettato le dimissioni, e so che Alessandro Colicchia è uno dei mazzaresi più richiesto da tutte le forze politiche in questo momento, perché l'ho incontrato e mi ha detto: io adesso mi sento un uomo libero. Bene. Guarda che è un significato molto particolare questo: mi sento un uomo libero. Quindi evidentemente non lo era prima. Perché... Non lo so, io l'ho avuto in 2 interviste qua ad Alessandro Colicchia. La prima intervista, che è venuto da coordinatore comunale di Forza Italia, e mi diceva che era un po' imbrigliato nell'esternare, non si sentiva se stesso, come se qualcuno gli diceva quello che doveva dire in qualche maniera. Nella seconda versione, quando si è venuto a dimettere, mi ha detto: adesso mi sento libero, sono me stesso, dimmi quello che vuoi. Oltre a questo, io dico una cosa, che c'è un segnale, cioè Forza Italia, nonostante che a Mazara ha perso le elezioni nelle amministrative, attenzione, non ha raggiunto nemmeno il 5%, se non vado errato. Ecco, appunto. Però c'è un suo rappresentante, forse a titolo personale, come dice lui, mi riferisco a Pietro D'Angelo, nella giunta Quinci Bis. E non solo, Mazara vanta l'onore di avere un mazzarese
nella giunta Musumeci come assessore regionale alla pesca e all'agricoltura, e per l'esperienza che ha Toni Scilla ci sta Ci il sta c'è. ruolo di assessore alla pesca, perché conosce benissimo i No, problemi della attenzione. pesca in Sicilia. Per cui Forza Italia, nonostante ha avuto dei problemi, resiste. Certo che resiste. Dico Come comunque. se a Mazara tenesse lo scettro o la giacca di chissà quale persona. C'è, Forza Italia c'è, o in una maniera o in un'altra. Sì, ti dico che comunque questo ruolo Toni Scilla credo che se lo meritava perché al di là delle mie vicissitudini personali che non hanno nessuna ragion d'essere nella dinamica politica che lo riguarda, lui è stato candidato al Senato, ha fatto un ottimo riscontro elettorale, ha preso quasi 100.000 preferenze, quindi anche se devo dire che in ogni campagna elettorale lui è sempre candidato, quindi però in quella circostanza ha preso più di 100.000 preferenze. La dinamica la conosco molto bene perché l'ho assistito per le dinamiche legate al seggio, quello vagante, un po', ma non Regionale. entro nel merito, insomma, Sì. perché lasciamo, glissiamo questo argomento. E ti dico che è anche una nomina storica perché non c'è stato mai, non ricordo nel passato recente, che sia stata una nomina di un rappresentante della provincia di Trapani, assessore regionale all'agricoltura e alla pesca. Quindi speriamo che, vista la sua esperienza, che faccia qualcosa di buono per Pescherecci. questa categoria, la marina, che la vedo in grande sofferenza. Guarda, proprio oggi mi trovavo in banca. Io ho parlato proprio con un armatore che mi parlava della sua imbarcazione un po' vetusta e mi diceva, avvocato, ma quando faranno queste demolizioni? E io gli dissi, così scambiando due parole, ma scusami, dico, ma la demolizione non va ad uccidere il germe proprio dell'imprenditoria? Questo settore che Esatto. andrebbe a scomparire. Però lui mi ha fatto riflettere e credo che non mi abbia detto una cosa peregrina e al contrario invece di contenuto. Cosa mi diceva questo armatore, di cui tengo riservato il nome, anche perché non avendone È giusto. parlato e non essendo patrimonio mio non ne posso disporre. E quindi dico il fatto e dico il peccato, ma non il Ok, peccatore. guarda, l'obiettivo era Scusa, quanto? il peccato ma non il peccatore. Quindi, che cosa mi riferisce? Cioè, avvocato, lei ha ragione in linea di principio, però ormai c'è una flotta peschereccia che è assolutamente vetusta, inadeguata, ce ne sono grossissime che ormai sono fuori dimensionate, non hanno più ragion d'essere. Potrebbe essere interessante che si partisse da quelle più antiche, che ormai sono pure insicure nella navigazione, ed è la verità, molto spesso sono delle società armatoriali ingravidate da dense di debiti, quindi che non hanno più, sono alle soglie anche di un default, di una decozione. Quindi potrebbe essere interessante che attraverso questo meccanismo della demolizione si risolva un problema di natura anche economica. E alla fine, anche se andasse a diminuire lo sforzo di pesca, si dovrebbe promuovere successivamente una campagna per riproliferare la flotta con una dimensione di natanti più piccolini che siano dimensionati e che riescano ad essere in sintonia con il mercato e dare anche una risposta a quelli che sono i bisogni anche di un settore dove lui mi diceva non ci sono più né marittimi, non ci sono più pescatori, insomma c'è tutta una situazione di crisi diventata Abbiamo ormai circa patologica. Prego. 70-80 imbarcazioni. Possiamo questo libro, che non serve più per ora, perché visto che tu parli di pesca, finalmente possiamo dire che a Mazara, tienilo in mano, c'è un assessorato alla pesca. Molto pesante questo. È molto pesante perché ha il suo significato. Certo. Colleghiamolo
all'assessorato alla pesca di Mazara del Vallo, che finalmente è arrivato in questa giunta 15 bis e che potrebbe essere d'aiuto, no? Sì, potrebbe essere d'aiuto, ma sai, le dinamiche amministrative e l'assessorato alla pesca città di Mazara del Vallo, anche se nella tradizione storica è una flotta peschereccia importante, non credo che abbia né competenze né ruoli, tranne che non ci sia una sinergia profonda con l'assessorato alla pesca, e forse storicamente ci sono delle affinità, ci sono delle sinergie importanti che potrebbero determinare qualche risultato ottimale rispetto al passato. Questo lo auspico nell'interesse di questo settore martoriato, quindi speriamo che questo accada. Poi mi ricorda pure, voi avete fatto qualcosa a questo pescherecci, se non Sì, vado perché noi errato, abbiamo indetto eh? da Questo è anni un po' di bronzo, ma il quello vostro premio era d'oro. nazionale Peschereccio d'Oro. Questo è stato insignito negli anni 80, anzi 90, che io ricordo me, dammelo. Prego, prego. Bene, tu hai mandato il tuo messaggio attraverso il Peschereccio, Sì. parafrasando, con la giunta regionale, scusa, l'assessorato regionale alla pesca, unendolo a quello locale di Mazara, che potrebbe dare i suoi Stiamo frutti. Io facendo un sono viaggio d'accordo, no? virtuale tra oggetti. Sì, perché se io prendo questo peschereccio d'oro, visto che siamo in tema, in sintesi, a te ricorda un passaggio culturale molto importante. Io Sì. so che tu prediligi molto la bellezza, l'arte, la cultura, no? Sì. Tutto un insieme. Sono convinto che se tu guardi la statua del satiro ti ispira qualcosa. Certo che mi ispira qualcosa e tra l'altro il peschereccio d'oro mi ispira un'esperienza fantastica che ho fatto con voi e mi avete dato l'onore e il privilegio di essere il testimonial di una manifestazione del peschereccio d'oro intorno agli anni 96, Sì. ma addirittura, e quindi in quella circostanza sono stato io ad aprire la manifestazione con un discorso che abbiamo fatto sulla marina, sulla logica anche di questo premio, che è un toccasana per chi ha svolto delle testimonianze di primo E tu piano. hai unito il collegamento della Marina di Mazara con la pace nei popoli del Mediterraneo, no? Sì. Ho parlato proprio del Mar Mediterraneo perché in questa metafora di questo mare che congiunge tutti i popoli rivieraschi e che considera che nella storia di Mazara del Vallo c'era una manifestazione che si faceva, che era l'incontro dei popoli, sarebbe Ricordiamo, anzi, Rolando Certa. stimolando anche questa pubblica amministrazione, l'attuale governo della città, che mi pare un po' Adesso ci dormiente. arriviamo. Mi pare un po' dormiente, dico, potrebbe anche sposare un'iniziativa di rispolverare, riportare agli antichi allori questa manifestazione importante che potrebbe dare un grande slancio anche alla città. E quindi ricordo con Per noi è grande stato un piacere avere te tra i piacere. tanti personaggi presenti. Allora ci fu il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, la Gazzetta dello Sport, l'allenatore della Juve Che Maifredi, ho premiato Roberto persona. Boninsegna, tu hai premiato Sì, Maifredi, Boninsegna, sì. Alessandro Altobelli e tanti altri ospiti. Allora, io direi intanto, che ne dici? Lo prendiamo un caffè? Ma sai che è proprio, ne Ci sento il sta. bisogno. Sì, ci Ci sta sta, proprio. ci sta, ci sta. Gaspare, In tu quale tazzina me lo fai bere, per esempio? adesso ti farò scegliere a te. Dai, va Se bene. vuoi il liquore te lo do in una tazzina particolare, se vuoi il caffè in un'altra, No, io le voglio se nelle poi vuoi il tazzine vino ti Aito. Mi porto pare che anche tu li dai nelle tazzine Aito. Sì, O sbaglio, o sbaglio. esatto. Io se non è Aito non ne voglio. Io adesso ti arriverai il caffè nelle tazzine Aito, ma questo collegamento con le tazzine, tu lo vedi politicamente collegato a qualche eventuale tuo rapporto in futuro? Rapporto in futuro, parli con Nicola Rapporto Cristaldi, politico, ho con Nicola detto. Cristaldi. Io ho detto rapporto politico, se poi tu No. lo vedi in Nicola Cristaldi, va Ma bene. diciamo, Aito, le ceramiche, è quasi una allegoria, dico allegoria e non dico metafora, perché
che la metafora è automatica, l'allegoria richiede un'esegesi e quindi nel caso di specie credo che parlare di questa ceramica Ito è come parlare di Nicola Cristaldi in buona sostanza. Io non ho avuto mai il piacere di collaborare politicamente con lui, ci salutiamo, ci rispettiamo a vicenda, ma non è nei miei programmi generare una relazione con lui, ma mai dire mai, perché la vita è sempre aperta ad esperienze e io sono fautore di qualunque iniziativa che sia per il bene. Figurati che io nell'ambito politico credo che in alcuni ragionamenti ho sdoganato il compromesso, che molto spesso il compromesso dal punto di vista della sua squama verbale è un'accezione negativa, invece no, io credo che dal latino cum promittere, promettiamo insieme, se ci uniamo, per qualcosa che sia bene. Io sono convinto che la politica, se si alimentasse di un elemento essenziale che è l'amore, e io porto oggi questo messaggio di speranza, quasi un messaggio in una bottiglia, lo inseriamo in una bottiglia e lo lasciamo alle future generazioni, perché diceva Winston Churchill, che qualcuno ha nominato, ricordo nelle scorse campagne elettorali, le campagne elettorali, diceva che un uomo politico diventa un uomo di Stato quando, piuttosto che pensare alle prossime elezioni, pensa alle prossime generazioni. E quindi bisogna avere questa... Emanuele, lo passi gentilmente, direttamente... Grazie. Ecco perché... Ecco. Io lo prendo rigorosamente a mano. Tu sai che anch'io, le tazzine... Anche perché ti vedo... Molto belle, comunque, io analizzando... Sono le tazzine, sono protagoniste della trasmissione, sono le tazzine... e radiopolitica, che adesso non mancherà nel tuo incontro. Guarda, se dovessi analizzare dal punto di vista estetico la bellezza di queste ceramiche, devo dire che sono molto, molto suggestive. Hanno un requisito di accostamento di colori che è elegante in sé, e anche il caffè bevuto in questa tazzina credo che ne sono valorizzi. Tazzine da collezione, tu difficilmente ne trovi uno uguale, ma poi c'è il giallo che rappresenta un po' la nostra terra, la città, illuminata, cioè... dal sole, no? Il verde, e il verde stasera è molto adeguato alla tua persona, perché si dice che il verde è speranza, la tua presenza qui stasera è per dare un messaggio di speranza. Ma guarda, per cui... cose più belle non mi potevi dire. Bevi, altrimenti devi cose più belle non mi potevi dire. Perché essere costruttore di speranza per me è una missione. Io amo dire anche ai miei figli, quando spesso ci confrontiamo, io ho due ragazzi, ne ho tre figli, ma una ancora è piccolina, ma i due che sono all'università, che sono tutti e due iscritti in legge, con loro mi diverto, perché l'amore che ho per il diritto molto spesso mi porta a confrontarmi con loro, che sono degli studenti molto valenti e anche molto responsabili, fanno le cose con grande approfondimento e mi diverto con loro a... Ma capita che in famiglia, so che siete una bellissima famiglia, sì, che spesso dialogate, no? Che è la cosa, sì, più importante, sì, 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 in una famiglia. Parlate di politica, non so, parlate di quello che accade in molto città. Molto spesso parliamo di politica. Avete parlato della nuova amministrazione comunale, della nuova giunta. Chiara e Virginia. Tre nomi splendidi. Sono tre nomi meravigliosi. Il Francesco è un nome che ovviamente, essendo di cultura conservatore, mio padre si chiamava Francesco, il primogenito, con il consenso di mia moglie, che poi alla fine governa i processi. Noi abbiamo l'illusione, sono uomini, sempre le donne, noi uomini abbiamo l'illusione che siamo i capofamiglia, ma non è il capofamiglia sono sempre le donne, e se le donne non funzionano la famiglia non funziona. Su questo do un tributo alla donna, perché credo che sia fondante il rapporto all'interno della famiglia. Le mamme hanno sempre una marcia in più, sono delle sensitive, sono in grado di percepire in anticipo anche e di diagnosticare malattie
e anche cose belle, attenzione, non, però dico, le mamme sono un grande portento, sono una grande forza. Io ho sempre detto che la donna in genere ha un ruolo importante nella vita, nella famiglia, nelle istituzioni, nella società. I grandi presidenti americani, no? Hanno avuto sempre delle mogli importanti. Beh, più che mogli importanti, hanno avuto mogli molto belle. Non tutti, non tutti. Gaspare, non allora, tutti, possiamo le tazzine? Sì, sì. Allora, non mi deviare il discorso. E allora, tu sei un attentatore. Sei un attento osservatore della politica locale, abbiamo detto anche quella nazionale, ma quella locale la segui in particolar modo, no? Perché tu hai espresso il tuo voto ad un sindaco da te scelto alle scorse amministrative, magari a qualche consigliere comunale, ma da allora a oggi sei contento del voto che hai dato in passato o no? Non sono assolutamente contento. Io ho votato per Salvatore Quinci, io non ho nessun tipo di pudore nel manifestare, anche perché tu sai che il voto è segreto, no? Però, tranne in questa trasmissione. No. Tranne qua. Ho votato per Salvatore Quinci, l'ho fatto anche votare, ma l'ho fatto perché ero convinto che in quella campagna elettorale, credo che era quello su cui, almeno a mio sommesso parere, si concentrava l'attenzione, e quindi, ma oggi, se devo essere sincero, dopo 2 anni di amministrazione non sono assolutamente contento di come abbia interpretato la politica, di quello che abbia fatto. Io, scusami, ecco, ora ti posso fare una domanda? Perché hai deciso di votare Salvatore Quinci da libero cittadino? Sì, io innanzitutto all'inizio mia moglie era una delle 150 donne che aveva sposato il movimento, e poi ho fatto un'analisi dei soggetti che si stavano confrontando, che si stavano sfidando in quella campagna elettorale, e mi è sembrato quello più adeguato ad svolgere questo ruolo di responsabilità. Oggi, sulla base anche dell'analisi di quello che ha fatto, non sono assolutamente contento. Spero comunque, c'è il tempo, che lui si possa rifare, cercando di guardare con attenzione e prospettiva questa città, che ci sono tante cose da fare, ci sono tante iniziative da portare avanti. Mi auguro che lo faccia con determinazione, anche con coraggio, perché per adesso non si è accorto nessuno che lui sta facendo il sindaco. Almeno poco fa dicevi che sono una persona che sta in mezzo alla gente, e così, sentendo i rumors della città, non ho incontrato nessuno che me ne parlava in maniera entusiastica. Per cui diciamo che non rivoteresti questo sindaco attuale? Questo non lo so e non mi faccio mai... Però mi hai detto che non sei contento, ti aspettavi... Io credo che ancora ci siano, diciamo, molti argomenti per riportarlo in auge, però per adesso non credo che questa dimensione di miglioramento l'abbia vista, quindi mi auguro che per il futuro ci sia un cambiamento di rotta. Cos'è che non ti convince? Cioè, c'è qualcosa che non vuoi dire? No. Nel senso che... No, assolutamente no. Io non mi convince, non mi convincono le modalità con le quali, per esempio, ha fatto il rimpasto di giunta. Non mi è piaciuto come si è interfacciato con le forze politiche che lo hanno sostenuto. Io credo che uno degli elementi fondamentali per un sindaco sia quello di rispettare i patti. I patti, dicevano i latini, pacta sunt servanda, i patti sono da rispettare. E quindi, se non si rispettano i patti, e in politica credo che la parola assunta abbia un valore, abbia un significato, se a un politico gli togli la parola, cosa rimane, Piero? Tu che sei una persona che riflette. No, qua è il conduttore, sono io. No. Le risposte le dai tu. No, vabbè, in questo anticonformismo. Lo so, è un modo di parlare. No, in questo anticonformismo che rappresenta questa trasmissione, mi stai facendo fare un viaggio
nell'immaginario attraverso oggetti, fotografie, libri. Dicevo questo perché, per esempio, una cosa che mi piace di te immensamente, sai cosa è? Sei sempre una persona che ha il sorriso sulle labbra. Io sono convinto che il sorriso sia la più grande risorsa che l'umanità possa avere. E Charles Chaplin diceva: un giorno senza sorriso è un giorno perso. E quindi sorridiamo a questa vita, che la vita di rimando ci sorrida pure. Quindi credo che sia fondamentale guardare con speranza gli eventi attraverso questo sorriso, che è fondamentale, che vada a dare un'aura anche ai volti delle persone. Io sono commosso dalla tua esternazione. Mi è venuta in mente, a proposito di viaggio virtuale e oggettistica che noi commentiamo, il sorriso di Alberto Sordi. Ah, quando si scherza bisogna essere seri, no? Ah, bello, bello. C'è cala pennello con quello che tu stai dicendo. Quando si scherza bisogna essere seri. Sì, perché guarda, scherzare, ironizzare, guarda, come in questa trasmissione, no? Sorridere aiuta molto a essere lo stesso seri in quello che si vuole esternare, perché anche un sorriso diventa un messaggio. Che c'è dubbio? No, dicevo, analizzando dal punto di vista del significato delle parole, scherzare e serietà sembrerebbero contraddittori, quindi esatto, è quasi un ossimero. Lui lo unisce a Alberto Sordi. Questo ossimero è di una ricchezza significante, importante, perché scherzare, quando dobbiamo scherzare bisogna essere seri, ha anche una sua introspezione che ti mette in condizioni che attraverso proprio quel sorriso a volte si può anche piangere, certo, attraverso il pianto si può anche sorridere. In questa alternanza di umori si sprigiona la ricchezza del messaggio dell'umanità. Ogni persona è un universo a sé stante, è diversa una dall'altra. La bellezza di questo mondo sta anche in questa diversità tra ognuno e l'altro. Alberto Sordi è una figura, non sta a me dirlo, non è più tra di noi. Unico, unico, unico. È un'icona dell'umorismo, un caratterista che ha portato sul grande schermo delle figure straordinarie, un regista. È un'icona, un'icona. È un'icona. Possiamo toglierlo? Sì, sì. Prego. Bene, noi lo togliamo. Conosci questa? Ma qualche volta l'ho sentita come intercettazione, che cos'è? Non è che io voglio rubare il mestiere ad altri, no? Sulle intercettazioni, però io sono nato in modulazione di frequenza. Ah, no? Bene. Già la radio. La radio. Io nasco attraverso il mondo della radio. Il mio grande compagno di lavoro è stato uno, sai chi? Il microfono. Bene. Mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato tanto a dialogare, a comunicare con la gente. Bene. E questo è stato un segnale che nella mia vita mi ha portato oggi qui. Mi ha portato qui viaggiando per l'Italia, dal Festival di Sanremo alle fiere internazionali, col mio gruppo Campisi, no? Con mio fratello Natale e la mia famiglia. Tutto è immagazzinato in questa radio. Senti qualcosa? No. No, bene. Questo è importante, perché in effetti non ci sono le batterie, non c'è la corrente. Ma c'è l'immaginazione. Però c'è l'antenna alzata. C'è l'antenna alzata, significa che c'è un'intercettazione. Bene. Io non vado a dirti adesso ascolto, perché abbiamo detto che non ascolta, no? Noi ipotizziamo che abbia intercettato. Bene. Una situazione che ti riguarda. Bene. E allora, Radio Politica ha intercettato da sempre, non da adesso, conoscendo la tua persona. Bene. Che in te tu la risposta che dovrà essere intanto un sì o un no. Sì. Ti può avvalere dalla facoltà di non rispondere. Benissimo, ok. E allora, Radio Politica ha intercettato la tua forte velleità di avere una possibilità o chissà una richiesta ad una candidatura a sindaco alle prossime amministrative. Hai intercettato questo?
intercettato, ci possiamo mettere a ridere, no? Perché ci piace ironizzare. Questa è l'intercettazione di Radio Politica. Tu hai avuto nella vita un ruolo istituzionale. Di Mazzara conosci cose e fatti, tutto sommato, certo. Conosci il viaggio della politica mazzaresa, di conseguenza potresti essere un buon sindaco, giusto? Dico potresti perché allora, nella vita bisogna provare, però dico questa velleità in te, avvocato Morello, amico Gaspare, c'è, tu mi devi dire sì o no? Eventualmente allora, abbassi l'antenna. Velleità non ce n'è. Io sono, ma c'è l'ambizione. Sono un uomo al servizio del popolo e siccome sono Scusa, la fai dopo la premessa. No, aspetta. Al contrario, sono facciamo prima la risposta. Sì o sono no? Refrattario per cultura a ogni spigolatura autoreferenziale. Quindi io non dirò mai che mi voglio candidare a sindaco. No, no. Non ho detto che tu ti vuoi candidare no, dentro di te. C'è una voglia, no? Di avere un ruolo istituzionale importante e certo non sarebbe male, dico aspetta, forse è meglio che faccio così, non c'è, questo è un cassetto dove spesso troviamo, adesso mi compare sicuramente, la facciamo arrivare, no, dico l'antenna è ancora alzata, io dico, ti dicevo ma questo perché tu mi hai chiesto se viene una coalizione di movimenti o gruppi o partiti e ti fanno la proposta di candidarti a primo cittadino, dico una proposta tu che risposta daresti? Non mi dire che gli dici ci devo pensare. No, io se venisse una coalizione e mi dicesse di mettermi a servizio della città lo farei con grande slancio. Bene, stop, hai risposto gentilmente. Bene. Puoi abbassare l'antenna okay. Della radio? Sì. Mettila in mano. Sì, prego. Da sindaco cosa faresti per la tua città? Allora, io ho detto che tu hai le idee abbastanza, se non chiare, però. Io ho le idee, spero, abbastanza chiare. Io sono del parere che guardare ad una città e avere la responsabilità di essere al governo della medesima sia una tensione e un pathos immenso. Io solo al pensare sono atterrito ad una responsabilità di questo tipo, nonostante sia un uomo di esperienza, sia uno di quelli che ha governato la città, io sono stato un amministratore, per ministero del mio ufficio io mi occupo di diritto societario, mi occupo di governo di società, quindi so cosa significa amministrare in maniera concreta. La città di Mazara del Vallo nella storia è stata sempre una città strategica, una ubicazione nell'area del Mediterraneo che è importante e bisognerebbe proprio partire dalla sua ubicazione strategica per costruire sulla città una progettualità a misura d'uomo. Io punterei a creare un'area franca sulla città, rispolverei quella dimensione dell'incontro dei popoli del Mediterraneo, metterei in evidenza lo spiccato carattere solidale di questa città, la sua grande dimensione di pace, la sua dimensione di città multiculturale, esatto. Punterei ai tre grandi polmoni finanziari di questa città che sono l'agricoltura, la pesca e farei leva sul turismo esatto. Attraverso delle iniziative anche come l'albergo diffuso, metterei in sinergia dei collegamenti per mettere in collegamento appunto la città di Mazara del Vallo con tutta la provincia di Trapani, cercando di dare significazione a questa città e rispolvererei quel bellissimo progetto del porto turistico nell'area del lungomare che potrebbe dare uno spunto. Sarebbe una piccola Monte Carlo, bellissimo, un porto turistico sul mare.
che potrebbe attrarre grossi capitali. E farei un campo da golf nella città. C'era originariamente, all'epoca del Kempinski, un progetto di realizzazione di un campo da golf, che è sempre una connotazione strategica che potrebbe determinare la destagionalizzazione dell'offerta turistica. Mazara è una città così bella, straordinaria, considera che c'è tutta una realtà di Bagli che potrebbe essere recuperata, ci sono delle caratterizzazioni culturali, storiche, ambientali che sono una poesia. Considera Roccazzo, considera la città famosa per le 100 chiese, si potrebbe generare una convenzione con la chiesa attraverso una collaborazione strategica e far diventare fruibile questo patrimonio artistico, che è straordinario, di immensa bellezza. Io, quando ho fatto l'assessore alla città, avevo pensato ad una progettualità, poi mi hanno detto che era troppo avveniristica. Fermati, non fare più sindaco, Gaspare, non fare più sindaco. A me perché mi piace più fare il cittadino. Che aspetta, dice, aspetta, togliamo la faccia di sindaco. Prego. Ormai è scaduto il termine, comunque rimane candidato a prossimo sindaco della città di Mazara. Quando sei stato assessore tu, qua abbiamo un uovo di plastica, cosa c'è qua? Prendilo. No, prendi direttamente. Ah, sì, aspetta. Prendi. Mazara del Vallo, a livello nazionale, che numero è quello? 100. 100, perché Mazara del Vallo è stato tra i 100 comuni più virtuosi d'Italia nel tuo periodo di assessore. Te lo ricordo io. Non lo sapevo. Questa è una cosa che mi fa. Questo è stato lo spillino simbolo. Immenso piacere. Tu considera che proprio nella tua trasmissione c'era Francesco Foggia, sì. Un solerte uomo che fa politica, che io apprezzo anche per le sue caratteristiche organizzative, e una persona volenterosa. E ha speso anche il mio nome, ho visto. Sì. Quando si parlava di arte, cultura, bellezza. La città d'arte. Io, quando ho fatto l'amministratore, ho proprio determinato le condizioni affinché la città di Mazara del Vallo fosse denominata città d'arte ed economia prevalentemente turistica. All'epoca, consideriamo che siamo già quasi. È stato tempo fa. Io ho finito tempo nel fa. 2002. Un 25 anni fa. No, una ventina d'anni fa, il tempo è passato, non me ne sono accorto completamente, e in quella circostanza dissi che era per adesso quella denominazione un contenitore vuoto che andava rivestito di contenuti. Sono passati 20 anni e quel contenitore è ancora vuoto. Ci sarà da chiedersi perché. Io, francamente, la città d'arte, l'economia per l'evento turistica, prevedeva una serie di vantaggi, aperture fino a tarda notte, c'erano una serie di iniziative che si potevano portare avanti. Io, dopo quella nomina, sono stato silurato in quella circostanza, perché c'erano delle escandescenze, dei fermenti che hanno fagocitato la mia nomina, e poi fui, diciamo, revocato dall'allora sindaco Vella. E comunque guardiamo sempre con speranza gli eventi. Ma quella è un'esperienza passata che non rinnego, e anzi credo sia stata molto positiva. E allora, ormai siamo alla fine della trasmissione, avvocato, ma come abbiamo iniziato la trasmissione? Con la sorpresa dell'uovo di Pasqua. Sorpresa che in realtà deve essere virtualizzata da te, perché questo è un uovo di Pasqua, almeno sì. Questa è la forma. Questa è la forma, sì. Io non so se l'apriamo, cosa potrà uscire fuori, no? Non ne ho la più pallida idea. Lo vuoi aprire o lo lasciamo così? Ma visto che abbiamo generato un'attenzione, e quindi per logica dovremmo aprirla. Ma non ti voglio. Però se l'apriamo,
togliamo la sorpresa. Ecco. Quindi potrebbe essere interessante lasciarla chiusa bene. E lasciare ad un secondo momento di aprire questa, quest'uovo di Pasqua. E se io ti dicessi cosa vorresti trovare nell'uovo di Pasqua e la chiudiamo qui? Io cosa vorrei trovare? Se oggi dovessi dirti cosa vorrei trovare la fine di questa pandemia. Vorrei trovare che il Signore nostro Dio ci dia la forza per superare e illuminando gli uomini, perché senza l'azione volontaria la volontà di Dio non passa nel mondo. Io una volta ad una lezione teologica assistessi al significato di quello che era la volontà di Dio. E mio caro Piero, la volontà di Dio passa nel mondo attraverso la volontà dell'uomo. Se noi non ci facciamo strumento di quella volontà, non accadrà mai nulla. E quindi in questo uovo di Pasqua io mi auguro che ci sia la fine della pandemia. Tanto è vero, tu hai capito tutto dell'uovo di Pasqua. Il messaggio che mi hai mandato corrisponde a questo, perché qui c'è una candela della speranza. Bene. Questo mi fa immenso piacere. E tu l'hai azzeccato. Lasciamo l'uovo aperto, perché questa era la sorpresa. E noi, prima di salutarci, usiamo sempre... Ah, che ci vogliamo le mani, perché è giusto che dare un messaggio chi ci guarda anche di testimonianza concreta deve sapere dell'igiene. Che l'igiene, soprattutto la disinfestazione nelle mani, è fondamentale in questo periodo, e questo è il messaggio che vogliamo fare arrivare a casa. Ma sai, prima di concludere la trasmissione ci sono due passaggi nella nostra virtuale scaletta, perché tu sai che non programmiamo niente. Sì. L'ospite viene qua e noi inventiamo la trasmissione. Il bello è questo, perché tu quando sei arrivato qua non mi hai chiesto: Piero, parliamo di questo, parliamo di quello. Come io ti ho detto, tu non mi devi dare punti all'ordine del giorno. Ci siamo? Perfetto. Avvocato, un omaggio innanzitutto dal gruppo Campisi, arriva da Natale. Che... Ah, questo al mio carissimo amico Gaspare. Io tanta... E io sono così. Il nostro caro presidente è Mario Tumbiolo dell'Estate del Vino. Ah, bene. Quindi ci ha omaggiato, perché noi stiamo portando avanti le iniziative di promuovere i prodotti della nostra terra. Bene. Come hai detto tu poc'anzi, perché uniti si vince, quindi si parte dal mare, della terra, per proporre i nostri prodotti in Europa e nel mondo. Bene. Per cui ti diamo omaggio di questa bella bottiglia delle tenute di Montenegro, è un greganico che ci teniamo io e Piero, che tu lo bevi nella tua splendida... Vino Veritas, che lo beve insieme alla tua bella famiglia. Allora, io innanzitutto vi ringrazio immensamente, perché dono più grande non vi potete fare, perché io sono appassionato di vini, il vino credo che sia quel frutto della vite che rappresenta il sacrificio dell'uomo, e si perde la sua tradizione nella notte dei tempi, quindi me ne vado più ricco, anzi ricco di un'esperienza anche bella di vivere questa trasmissione nella sua spontaneità. Mi hai fatto fare un viaggio virtuale saltellando da oggetto ad oggetto, senza sapere nulla, e questo lo dico in maniera molto schietta, come tu sai amo fare. E a corollario, ad epilogo della trasmissione, mi fate pure un dono, va oltre le mie aspettative. E mi riservo che la prossima volta che verrò vi porterò un dono a te e a tuo fratello. Ma... perché siete due persone meravigliose. Grazie, gentilissimo. Non vi voglio regalare nulla, perché avete dimostrato con i fatti di essere persone lungimiranti, avete dato dignità al territorio, lo avete pubblicizzato in tutto il mondo. Grazie. Siete persone che riescono ad essere e a capire di essere a volte inadeguate, e questa inadeguatezza è una ricchezza immensa, che tutte le persone che si credono adeguate poi alla fine non sono nulla. Quindi chi invece ha la capacità autocritica di capire i propri limiti, e allora lì c'è sempre una persona gigante, c'è sempre una persona speciale.
Io sono innamorato della umiltà, perché solo attraverso l'umiltà l'uomo può crescere, e nel rispetto dell'altro c'è sempre quel volto vero, autentico, che dovrebbe interpretare la politica, perché se la politica comprenderà che tutte le ingiustizie che accadono, accadono sempre alla fine per una mancanza d'amore. Io il messaggio che porto è di interpretare la politica con il senso di responsabilità e libertà di memoria sturziana, che con il suo popolarismo ha portato una ventata dell'interpretazione cattolica nella politica e ha portato il senso del cattolicesimo liberale, che spero si attualizzi attraverso l'incarnazione di una politica fatta in maniera autentica, che non dimentichi mai il bisognoso, perché gli ultimi, i derelitti, sono l'essenza della politica stessa. In ultimo, ricordo del 1967 Paolo VI, con la sua Populorum Progressio, una enciclica meravigliosa, definì la politica come la più alta forma di carità. E credo che questo debba essere l'obiettivo, lo stimolo a cui ispirarsi. Non abbiamo finito, perché ci sono altri due momenti. Il primo, in una risposta tua concreta, visto che citi Don Sturzo, hai citato i papi, l'unione tra la Chiesa e la speranza. Perché non mi parli di Don Gaspare Morello in un minuto? Sfondi una porta aperta, che parli di mio zio Gaspare Morello, una figura illustre di questa città, che ha fatto delle cose immense, ha creato tutte le scuole a Mazara, è stato eroe della Resistenza, presidente del Comitato di Liberazione Provinciale a Fermo, gli hanno scoperto un mezzo busto, a Fermo gli hanno dedicato una piazza al centro storico che si chiama Piazza Gaspare Morello. Qui a Mazara, per la verità, abbiamo il liceo artistico. Il liceo artistico è stato per merito di un suo allievo, che è il dottore Mario Cagliazzo, che si è speso tantissimo per questa iniziativa. E di padre Gaspare Morello nella politica considera che è stato pure il primo segretario comunale del Partito Popolare, considera che Don Sturzo il 19 di gennaio del 1919 crea il famoso appello ai liberi e forti, e lo zio Gaspare è il primo segretario comunale interessato direttamente da Luigi Sturzo, quindi una figura carismatica, un uomo perentorio, di grande forza, un uomo di pensiero e di azione. Io sono fortemente orgoglioso di portarne immeritatamente il nome. Te lo stavo per dire. Voglio concludere col dire che io ti ho messo il libro in mano parlando di Forza Italia, no? Perché ti volevo portare in quella scia. Sì. Io sono del parere che tu forse apparentemente sembri uomo di destra, ma secondo me sei un uomo di centro, politicamente parlando. No, io non sono un uomo di destra, assolutamente no. Io sono un uomo di centro, sono un moroteo, e Moro definiva la Democrazia Cristiana come un partito di centro che guarda a sinistra. Io, rispetto a Berlusconi, non vedo demoni a sinistra, tutt'altro. A sinistra come a destra io vedo collaborazione, e penso che si possa fare sempre quadrato sull'interesse e sul bene comune. Io sono innamorato del metodo democratico, io vivo per un collegamento tra i partiti che si spenda per fare bene, per dare risposte alla gente. Considera che c'è una figura carismatica, un altro sacerdote marchigiano, che è Don Romolo Murri, che fu il primo a teorizzare poi il Partito Popolare che diventa la Democrazia Cristiana, che disse una cosa meravigliosa, che se posso vorrei ricordare, e mi sembra di un'attualità sconvolgente, che diceva:
non dobbiamo più guardare né a destra, né a sinistra, né a centro, ma in alto. Fermati. Secondo te, se tu dovresti abbinare sì. un colore a tutto quello di cui noi abbiamo argomentato, un colore argomentato in questa trasmissione, a che colore lo abbineresti? Tu lo hai anche commentato in studio. Io il colore che... Guardami. Allora, il colore per me sarebbe il verde, per definizione che è il colore della speranza. Però mi piacerebbe anche il colore rosso, che rappresenta l'amore, e quindi il cuore. E finirei con il giallo e il blu, che è il Senti, colore io della ho detto nostra, un colore della tu nostra, me dici 24 della nostra città, che poco fa abbiamo simpaticamente commentato con esatto. queste meravigliose ecco il motivo della trasmissione, ho messo la cravatta gialla per questo motivo e ci sono le punzecchiature blu. Sì. Allora, avvocato, concludiamo come fanno tutti gli ospiti con quei pochi secondi che ti diamo a disposizione guardando l'obiettivo. Se ti sei dimenticato qualcosa da esternare durante l'arco della trasmissione, lo puoi dire guardando l'obiettivo. Se gradisci parlare con una persona in particolare, portare un messaggio, noi ti ci portiamo dentro. Guarda l'obiettivo. Sì. Allora, però puoi riflettere perché non hai altra opzione. Non ho nulla da riflettere, non ho dimenticato nulla perché non ho preparato nulla, quindi non posso dimenticare ciò che non ho preparato. Ma sei soddisfatto di quello che hai dichiarato in sì, questa trasmissione? Sono molto soddisfatto di quello che ho dichiarato perché ho parlato con il cuore, ho parlato con quello che penso. Credo che raramente parola e pensiero convivono in una sinergia. Io mi auguro di farlo sempre con impegno e con la testimonianza della mia vita. Io ho sempre dato prevalenza alla cultura dell'altro e alla cultura dell'alterità. Mi auguro solo che chi fa politica sappia comprendere cosa significa essere responsabili e liberi. Io auspico che la politica si riappropri della sua dignità, cioè di essere uno strumento dal volto umano, sappia comprendere la ricchezza di essere costruttori di speranza e mi auguro che questa città possa risorgere da queste ceneri che vedo all'orizzonte. È stato più che un piacere e un onore stasera colloquiare con te. Io ti ringrazio, mi auguro che ci sia una prossima volta. Ti auguro buona Pasqua a te e famiglia. Domenica, tra l'altro, sarà un'importante giornata della pace, no? Certo. Ci avviciniamo alle palme. Sì. Vedi, noi qui l'abbiamo la palma. Benissimo. Questa è una palmetta che abbiamo da circa 2 anni. Dall'effigie del crocifisso non l'abbiamo mai tolta, no? Per cui questa sera chiudiamo con un messaggio d'amore, un messaggio di pace, soprattutto l'esternazione della speranza che ha racchiuso i vari argomenti che abbiamo trattato con l'avvocato Gaspare Morello. Io ti ringrazio. Volevo solo dirti una cosa, hai menzionato il crocifisso. Quale, ma l'hai avuto anche tu nelle mani oggi. Quale immagine più profonda, più ricca della croce in un momento di quaresima come quello che stiamo vivendo, che rappresenta un indirizzo pedagogico. Sai, una volta, se posso permettermi di dirti una cosa... Ti piace stare qua? Sì, moltissimo. E in un mio ritiro spirituale si parlava della croce, parlavamo anche del concetto di ama il tuo nemico. Sai, Piero, mi sono imballato nel capire profondamente cosa significasse amare il proprio nemico
e mi sforzavo di capire e di amare lo stesso nemico, ma non riuscivo. Poi, riflettendo e parlando con un teologo che era in quel ritiro spirituale, compresi la bellezza del messaggio cristiano e di che cosa significa amare il nemico. Caro Piero, per amare il nemico non è mai un rapporto bilatero. Se tu ti metti di fronte al tuo nemico, non lo amerai mai. Il rapporto è trilatero. Tu, il nemico e la croce. Solo così puoi comprendere la bellezza di amarlo. E in quell'istante compresi la meraviglia, lo stupore che ancora oggi mi accompagna, di avere sempre nel mio cuore la ricchezza di questa croce, che non è simbolo di sofferenza. Considera che il Dio incarnato in Gesù Cristo è riuscito a fare di un segno di morte un segno di speranza. E con questo simbolo, mutuando anche il concetto di scherzare nella serietà, come disse Alberto Sordi, come ha detto Alberto Sordi, che mi ha fatto vedere in quel simpatico quadretto, tra la croce, segno di morte, in Gesù Cristo è divenuto segno di speranza, segno d'amore, perché Dio ha dato la sua vita per salvare tu, io e l'umanità intera. Questa è la più grande bellezza del messaggio cristiano. Signore e signori, buonasera, grazie di averci seguito.